parte di Parole e Voci, qui dall'interno di Nuova Radio Città Aperta. È un brano Genesis, uno dei tanti capolavori di Alessandra Caspar, che ci introduce a qualcosa veramente di tanto speciale e particolare. Purtroppo parliamo di cronaca nera, nerissima. Nerissima, sì. Simonetta Cesaroni, il delitto di Via Poma. Lo ringraziamo perché qui all'interno del nostro studio proprio Paolo Cocchi, giornalista e documentarista, oltretutto poi per la rubrica Cold Case. Paolo, grazie. Grazie a voi, buonasera. Benvenuto Paolo Cocchi, grazie. Ombre benvenuto. E misteri di un caso veramente che ha tenuto e tiene ancora, ma per anni interi lo sa, insomma, che ha tante ombre, ha tanti misteri. Sì, il Cold Case per antonomasia qui a Roma, ma direi anche in Italia, insomma, un caso nazionale che non ha trovato purtroppo una definizione giuridica. Simonetta Cesaroni venne uccisa nell'agosto del 90 e tante indagini, tantissimi anni di indagine e poi alla fine un processo che non ha trovato un risultato giuridico. Quindi parliamo di, con te parliamo di Via Poma, oltre la Cassazione, Paolo. Sì. Un documentario completo, approfondito. Tu hai seguito il caso fin dall'inizio, dai primi momenti. Diciamo fin dall'inizio come appassionato, perché abitavo nello stesso quartiere, quindi all'epoca avevo l'età della Simonetta Cesaroni e recentemente me ne sono occupato lo scorso anno con un documentario. Ora stiamo preparando un nuovo lavoro con il professor Francesco Bruno e l'avvocato Loria. Parliamo di un libro e di un approfondimento giornalistico televisivo. L'avvocato Loria, che ricordiamo Paolo ha seguito. Sì, che dovremmo avere più tardi anche più con tardi un collegamento. Avremo. Raniero Busco, Paolo. Sì, difensore dell'imputato poi assolto. Eh sì. Allora, entriamo con te direttamente proprio in Via Poma. Ci sono delle novità? Allora, sì, qualcosa a livello documentale c'è, non di indagine, perché le indagini sono teoricamente e tecnicamente aperte, però in effetti nessuno sta indagando, che io sappia. Il lavoro è un lavoro documentale come i miei precedenti e quindi si basa sugli atti di indagine, sui processi. Come tutti i lavori che segui, come tutti, sì, i casi col case che, sì, tu hai seguito in questi anni. Sì. E novità nel nuovo lavoro sicuramente ci sono, sicuramente ci sono. Vuoi accennare qualcosa qui a Radio Città Aperta? Ma io aspetterei l'uscita perché sono comunque delle cose interessanti. Allora ti riavremo sì, qui e ne riparleremo. Innanzitutto volevo dire questo solo, che abbiamo fatto anche un lavoro si è stratificato in questa storia tutta una serie di leggende metropolitane, no? Quindi abbiamo tolto quello che era le voci di corridoio da quello che invece realmente c'è stato nelle indagini e quindi è uscito fuori un quadro molto più netto rispetto a quello che tutti noi conosciamo e comunque la gente ha seguito. Quindi ci sono state tante sovrastrutture che non servivano, che hanno un po' annacquato forse le indagini. Anche cose non vere, cioè voci che indicavano magari possibili condomini, per esempio, no? Sappiamo che quella notte, quel giorno c'era un paio di condomini, ecco. Poi altre cose che risultano negli atti di indagine e altre cose non risultano, insomma. E lo ringraziamo perché proprio durante il collegamento proprio con te, Paolo, ovviamente c'è qualcuno che ne può parlare, veramente anche lui ha ragion veduta. Lo ringraziamo della disponibilità, criminologo, il professor Francesco Bruno. Buonasera, professor Bruno. Buonasera. Buonasera, grazie di essere a Radio Città Aperta nella nostra trasmissione Parole e Voci. C'è qui Paolo Cocchi e stavamo proprio dicendo che insieme state seguendo
il lavoro, no Paolo? Potete interagire insieme, sì. Quindi... Via Poma, si parla assieme. Via Poma. Ci piace l'idea che possiate adesso interagire, quindi seguite un lavoro insieme. Quali sono le sovrastrutture tolte? Avete cominciato a togliere cose che, ci accennava Paolo Cochi, hanno annebbiato, annequato un po' le indagini? Beh, più che altro non è che abbiamo tolto assolutamente nulla, stiamo semplicemente cercando di rendere conto degli errori che sono stati fatti in questa indagine, che sono tantissimi e che quindi hanno in qualche modo condizionato l'investigazione. Non si è arrivati a individuare un soggetto in parte perché ancora non c'erano gli strumenti idonei per identificarlo, e anche però perché ci sono stati fatti molti errori. È un delitto che, Paolo, mi rivolgo anche a te, ha scosso davvero l'opinione pubblica, se ne parla dopo tanti anni. Che cosa è successo veramente in quell'ufficio? Ma soprattutto perché hanno ucciso Simonetta? Questa è una domanda sul movente che forse il professor Bruno può rispondere meglio di me. Sul discorso mediatico, perché fu appunto uno dei primi casi di femminicidio a livello mediatico. Possiamo definirlo uno dei primi. Ci fu quello della Montesi negli anni 50. Sì. E poi Simonetta Cesaroni, parliamo di agosto del 90, quindi ha fatto un notevole scalpore mediatico. Parlavi di... Sì, professore. Quello che non si poteva capire, quello che non si capiva allora, era come mai una ragazza così giovane, così fiorente, eccetera, potesse trovare la morte in un luogo assolutamente banale, quale poteva essere un palazzo della media borghesia romana, in un giorno di festa, sì, o quasi di festa, era quello che si preparava. Questo sconvolse tutti, ma non è tanto lo sconvolgimento, purtroppo sconvolse anche le forze dell'ordine, sconvolse anche i magistrati, e tutti si resero conto dopo un poco che non c'erano elementi. Purtroppo il guaio è che noi siamo abituati ad un tipo di indagine che prevede praticamente un solo uso fondamentale, uno strumento fondamentale, che è l'accusa di qualcuno. Cioè, quindi noi, quando c'è un morto ammazzato o qualcosa anche di meno grave, noi riteniamo che le indagini debbano svolgersi in modo che ci sia qualcuno che parli e che ci dica quello che è successo. Questi possono essere gli amici, possono essere persone che comunque passavano di lì per caso. Ecco, in quel caso si vede che nessuno parlava oltre un certo livello, e che quindi invece di ragionare sul fatto del perché nessuno volesse parlare, si cercò di, cioè, si esclusa la possibilità di arrivare ad una identificazione, perché non c'era chi accusava. Questo è il punto. Professore, secondo lei ci sono state coperture pesanti, importanti? Perché? Volutamente, certo. Beh, coperture ce ne sono state tante, di vario livello, perché altrimenti non saremmo arrivati. Se qualcuno avesse parlato, avesse detto qualche suo anche sospetto, saremmo arrivati da qualunque parte. E invece no, nessuno ha parlato, quindi sono state le coperture, ma non tanto pesanti, né certamente di tipo istituzionale, sono state le coperture banali, e la fortuna ha voluto che fosse agosto, che in realtà nessuno avesse visto o avesse avuto degli elementi certi per poter dare una testimonianza adeguata. Un caso incredibile, Paolo. Sì, assolutamente sì, e
io ricordo il padre di Simonetta Cesaroni, nel quale condivido una frase che lui diceva spesso, che l'assassino di Simonetta era nelle carte. Era nelle carte. Si potrebbe ancora trovare? Resta aperta la possibilità o si possono fare nuove indagini? Tecnicamente sì, perché... Non è chiuso completamente il caso. È stato assolto Busco, però il delitto, l'omicidio non va in prescrizione, quindi sì. Quindi volendo riguardare e rileggere attentamente, con volontà anche maggiore magari, le carte, si potrebbe trovare qualcosa? Quello che stiamo appunto tentando di fare. Sì. Io non credo che possiamo fare giustizia, anche perché il tempo inesorabilmente passa e cancella anche dei personaggi che oggi potrebbero essere indicati come responsabili in qualche modo, ma credo che perlomeno la povera Simonetta possa trovare, ammesso che ci sia un conforto nella morte, posso trovare conforto dal fatto che si possa finalmente capire ed inquadrare questo delitto in quello che è stata la sua matrice, in quello che è stato la sua realtà, e forse si possa anche individuare qualcuno che potrebbe avere la responsabilità. Professore, sì, ricordiamo che abbiamo in onda professor Francesco Bruno, notissimo criminologo. Per quanto riguarda il discorso legato a Via Poma e l'assassino appunto di Simonetta Cesarini, professore, ma io gli faccio soltanto questo cognome, Busco, che cosa è successo? Perché anche qui un'altra cosa pazzesca, cioè... Busco, purtroppo questo, diciamo che nel caso di Simonetta Cesarini sono stati tutti gli errori che normalmente si fanno in queste indagini. E uno degli errori più classici è la ricerca dell'assassino nel fidanzato. Quindi se una ragazza viene uccisa, il primo sospettato è il fidanzato di solito. Quindi si cerca costui e in qualche modo gli si mettono addosso dei sospetti. In questo caso sono andati oltre il normale, perché insomma si voleva fare giustizia. Nessuno si è chiesto perché un fidanzato avrebbe dovuto andare in quella situazione quando aveva tutte le disponibilità ogni momento. Di tempi, di posti diversi, certo, è chiaro, sì. Ecco, e addirittura poi volevano sostenere l'insostenibile, cioè che quel morso, quella situazione diciamo molto molto indefinita potesse identificare il colpevole, e che sarebbe stato Busco. Cioè qui siamo molto oltre le fantasie perverse di investigatori da strapazzo. Ricordiamo il famoso morso sul seno. Professore, naturalmente ha ragione, il tempo rema contro questo caso. Due parole sulla figura del portiere dello stabile, di Pietrino Vanacore. Che personaggio era e che ruolo potrebbe aver avuto nel delitto Cesaroni? Il personaggio, diciamo, è ormai quasi storicamente accertato che dovrebbe aver avuto un ruolo nel tentativo di far scomparire il cadavere da quel luogo dove era stato trovato, e quindi di aver partecipato alle operazioni di pulizia che erano state fatte. Che questo, naturalmente lui ha sempre negato questa realtà, ma la polizia riteneva invece, avendo determinati indizi tra le mani, che lui avesse fatto di più, o lui o qualcuno.
addirittura la sua famiglia fossero stati per l'assassino, anche perché lui aveva degli alibi, non aveva una coerenza molto forte, quindi per questi motivi è stato sempre sospettato, ma non ha subito nessun processo, perché in realtà quando la polizia ritrovò il sangue sui pantaloni e dovette poi riconoscere che era il suo stesso sangue dovuto a problemi di emorroidi e così via, non ebbe nessun altro elemento per tenerlo in carcere, quindi fu liberato e uscì comunque uscì da quello che era il mirino immediato degli investigatori. Il problema è che a un certo punto andò in pensione e comunque non fu lasciato in pace, perché era perseguitato da questo episodio, e quindi si cercava in tutti i modi di venire a conoscenza, di farsi dire, di farsi dire qualcosa. Professore, professore, mi scusi, c'è una riflessione che Paolo Cochi voleva fare con lei. Prego, Paolo. Buonasera, professore. Io le volevo chiedere, ritengo che il delitto sia stato compiuto e poi ci sia stata una seconda fase, no? Questo lo vediamo su vari punti, insomma, dal corpetto della vittima, che non era sporco di sangue, quindi depositato almeno un'ora dopo, quando il sangue si era essiccato, e quindi questo è uno degli elementi che ci dimostra che dopo essere stato ucciso è passata almeno un'ora, e qualcuno potrebbe essere intervenuto. Lei che idea è su questo punto? Ma io sono convinto che l'assassino vero e proprio non sia rimasto molto tempo sul luogo del delitto, ma abbia in qualche modo, che però ci sia stato l'intervento di altri, quindi certo. Chi sono questi altri, se uno fosse solo il portiere, è un po' da stabilire. Quello che è certo e che il portiere è morto, ed è morto per un suicidio che non è un suicidio. Quindi se noi vogliamo credere alle bufale e alle veline che ci trasmette il nostro sistema della giustizia, possiamo credere a tutto, però non si può credere scientificamente, né mi si può chiedere di credere che si possa morire in un suicidio come quello in cui è morto Don Agore. Per cui io non posso non ritenere che Don Agore è morto proprio perché non venisse a testimoniare al processo e quindi non fosse coinvolto in una situazione emotivamente forte, dove avrebbe potuto parlare un pochino troppo e fornire degli indizi sufficienti per far capire come erano andate effettivamente le cose. Professore, grazie, veramente la ringraziamo davvero per questo contributo importantissimo, veramente della sua professionalità e disponibilità. Grazie, professor Bruno. Ci ha fatto un quadro, uno scenario inquietante, ma sì, completo, la ringraziamo moltissimo. E adesso dovremo andare avanti con un altro collegamento, insomma, per quanto riguarda sempre questa vicenda. Lo abbiamo menzionato pochi secondi fa, sì, proprio chi è stato sbattuto come mostro subito? No, quasi. Sono passati tanti anni, sì, si è riesumato processualmente la vicenda, la storia di Raniero Busco, che era appunto il fidanzato di Simonetta nel 90, e è stato fatto un processo, condannato in primo grado, assolto in appello e confermato in Cassazione.
Secondo, a mio avviso, non ci sono assolutamente ombre su questa assoluzione, perché sulla scena del crimine sì, c'era il suo DNA sul reggiseno e sul corpetto, ma c'era anche un sangue, un DNA diverso sulla porta e sul telefono, diverso da Busco. Questo è stato accertato processualmente, quindi una componente, un sangue di gruppo A misto alla vittima c'era sulla porta e non era di Busco. Questo è poco ma sicuro, insomma. Quindi Busco è assolto con estrema ragione. Con formula piena poi, Paolo. Assolutamente sì. C'è un altro fatto che è da ricordare, da menzionare, che comunque le indagini non si sono mai concentrate né all'inizio e né nella fase intermedia né tantomeno alla fine sull'ufficio, cioè l'ufficio dove lavorava Simonetta. Qui parliamo del contesto AIAG e io personalmente e anche i miei coautori hanno un'idea ben precisa e abbastanza netta sulla responsabilità di una persona territoriale che avesse a che fare con gli uffici. Quindi una persona proprio che gravitava dentro lo stabile, addirittura proprio negli uffici, quindi che avesse a che fare con gli uffici. Lo Sì, lo chiediamo chiediamo proprio direttamente a direttamente a lui. lui. Sì, è stato difensore ovviamente di Busco, lo ringraziamo, l'avvocato Paolo Loria con noi in collegamento. Avvocato, grazie, buonasera. Buonasera, avvocato Loria. Buonasera Buonasera. Buonasera, grazie di essere con noi a Radio Città Aperta a Parole e Voci. Siamo qui con Paolo Cochi. E stavamo appunto ricordando il suo assistito Raniero Busco, assolto in appello, quindi poi confermato in Cassazione. C'è stata la fretta di sbattere il mostro in prima pagina, a voi. Trovare proprio il condannato avvocato? subito, per che ne so, cioè, Non c'è stata una fretta, perché dopo 20 anni non possiamo parlare di Certo, fretta. C'è stato, diciamo così, un innamoramento di una tesi. sì. Il dottor Cavallone, che allora seguiva le indagini, poi divenne procuratore capo a Sanremo, seguiva le indagini, se le hanno bussato tante volte, se ne è aperta soltanto una. Hanno seguito la tesi di Busco, la porta che si era aperta era deperviato dalla saliva, cioè dalla saliva, dalla traccia biologica trovata sul reggiseno, e lì praticamente l'unica cosa che si è detta era quella, non può che essere lui. L'innamoramento della tesi accusatoria. Ci sono state mancanze, avvocato, per quanto riguarda l'ufficio proprio, lo Stero della Gioventù, ricordiamo gli uffici lì di Via Poma. Ci sono state mancanze, coperture, avvocato, secondo lei, indagini Mancanza non in che approfondite, senso? non approfondendo abbastanza sul personale dell'ufficio? Ma assolutamente sì, le indagini sono state molto rallentate, perché ad un certo punto chi indagava allora, nel 90, trova la pista Maracoglia, cioè abbiamo trovato l'assassino e risolto il problema, e hanno trascurato completamente tutto quello che poteva essere molto più importante. C'è Paolo Cochi con noi. Ecco Paolo, se vuoi interagire con delle riflessioni insieme all'avvocato, dicevamo potrebbe essere ancora nelle carte se si guardassero di nuovo nuovamente le carte. Lei che ne pensa, Ma avvocato? certo, questa è la tesi di Cesaroni padre. Buonasera, avvocato. Leggendo, buonasera, leggendo per le carte, sicuramente qualche collegamento con l'AIAC si trova. Ecco. Che ne pensi, Paolo? Quello che dicevo prima, appunto io, no? Sì, questo è il lavoro che stiamo facendo, vediamo Il poi. lavoro che state intraprendendo insieme, quindi vediamo. Tanto continueremo a seguire, quindi vi riavremo, avremo il piacere di riavervi, quindi è un caso che scuote ancora l'opinione pubblica, fortemente, devo dire. Sì, Ah, sì. sicuramente. Prego, prego, avvocato. Sicuramente, dopo 28 anni, ancora siamo così. La Come Liguria è ancora interessata. sta adesso Raniero Busco? Ma il mio gusto finalmente ha trovato la tranquillità. Adesso finalmente si è rasserenato.
ha ripreso la sua vita normale, da uomo semplice, dietro la famiglia, dietro al lavoro, senza particolari ambizioni, senza particolari, diciamo, così, coinvolgimenti, no? È un uomo, sì, sì, normalissimo, un uomo che è sempre stato riservato, semplice, e ha continuato finalmente dimenticato dall'opinione pubblica. Ed era ora. Aveva voglia di essere dimenticato, sì, dall'opinione pubblica. Assolutamente sì. Io perché dico che l'assassino è un territoriale? Perché parto da un presupposto molto semplice. La Cesaroni non avrebbe mai aperto ad un estraneo, perché era il primo giorno in cui lei era in ufficio da sola. E quindi non avrebbe assolutamente senso. Quindi per forza di cose, a mio avviso, si deve cercare in quell'ambito, in quel palazzo. Quindi ancora nel palazzo, ancora nelle carte, ancora in quell'ufficio? Secondo me sì. Per me è proprio nel palazzo. Vabbè, avvocato, lei che sensazione ha da questo punto di vista? Ma che l'assassino fosse all'interno, che fosse del palazzo, che fosse territoriale, chiamiamolo così, è assolutamente sicuro. Volevo fare una domanda, una curiosità di molti, devo dire. Si è mai pensato a un'assassina? Ma qualcuno, qualche giornalista, qualche psicologo ha avanzato anche queste ipotesi. Ma mi sembra molto, molto, molto improbabile. Perché il DNA, nel DNA parlo dell'analisi dei RIS del 98 e anche quelle successive, non hanno trovato una prevalenza di alleli femminili attribuibili alla vittima, però non hanno cercato un elemento, cioè hanno cercato solo al maschile come ricerca scientifica, giusto avvocato? Ma sì, perché diciamo l'omicidio è sembrato subito un omicidio a sfondo sessuale. E cioè, l'omicida sicuramente ha esercitato una forza notevole, sì, per fare quello che ha fatto. E fa difficilmente una donna ha tanta forza, no? Anche sotto una rabbia, un impeto rabbioso, quindi non potrebbe essere femminile. È quello che dico io sempre. Se io sono capace di sollevare 20 kg, con la rabbia posso arrivare a sollevare 25-30. Mai nessuno ne ho 100, per quanta rabbia posso avere il corpo. Qui comunque parliamo di due, sicuramente almeno di due soggetti, uno che ha eseguito il delitto e qualcun altro intervenuto dopo. Una delle ragioni è proprio quella che dicevo prima. Un'altra che mi fa pensare al discorso ufficio è che, ad esempio, la serratura dell'AIAG non fu mai cambiata. E questo è abbastanza sorprendente, perché comunque la prima cosa che fai se ti uccidono una persona in casa e si portano via le chiavi, cambi la serratura. Certo. E questo è un dato che ritroviamo nelle carte di indagine, non lo sto supponendo. Nelle carte processuali, Paolo. È sì. Molto inquietante questo fatto, questo particolare, sì, che ci dici. Avvocato, grazie comunque, grazie di tutto, della disponibilità, veramente, davvero. Grazie, avvocato Loria. Grazie, buonasera, buon lavoro. Grazie. Uno scenario assolutamente inquietante. Le reticenze, Paolo, dei portieri ad aprire, a dare le chiavi, sono vere, sono agli atti? Sì, ma se non mi sbaglio, a un certo punto non si è parlato pure di Maurizio Costanzo, è stato tirato in mezzo pure lui. No, era Maurizio Costanzo, ha abitato in via Po, ma credo in un periodo diverso, quindi... Come abitazione? Sì. E anni prima, Paolo, molti anni prima, 84. Ci fu un delitto lì, un altro delitto, una signora, una donna, sì, soffocata in casa, sì, con ma un cuscino. Non ha avuto nulla, non aveva nulla a che vedere né come modalità, né come movente con delitto Cesaroni. Volevo chiederti, il fatto che sia ormai praticamente accertato che Pietrino Vanacore abbia contribuito, pare, no? Sembrerebbe, ma lo diceva anche, io sarei prudente. Pulire, con prudenza lo diciamo naturalmente. Perché l'esame tossicologico ha escluso che comunque
vi sia stato un'ingestione di liquidi per stordimento, perché ricordiamo lui morì in 40 centimetri d'acqua e non, quindi... Non sembra strano però, Paolo, sicuramente questo, strano, questo però, fatto? Però il PM Carboni di appunto chiuse il caso come suicidio, però bisognerebbe andare un po' a scavare, secondo me, non siamo noi le persone che lo devono fare, però secondo me andrebbe visto questo aspetto, perché è rimasto piuttosto nebuloso, anche perché questo suicidio strano avviene 3 giorni prima della deposizione al processo Vanacore, che è vero che lui poteva avvalersi della facoltà di non rispondere. Tuttavia risultano strane le modalità, il fatto che si fosse legato. Strano tutto, sì. Tempistiche, come l'ha detto giustamente. Si è legato, si sarebbe legato a un albero, alla caviglia, quindi per fare ritrovare il corpo, quando uno si uccide. Non vai a pensare, è l'ultima cosa che pensi. Che pensi che si ritrovano, insomma, ecco, via. Poi, insomma, le stranezze, ora non voglio svelare un po' tutto, però ecco, diciamo che sì, questo Vanacore io metterei un bel punto interrogativo sul fatto. Sicuramente una persona ha telefonato, perché c'è un telefono sporco di sangue, non della vittima, e una persona ha telefonato e sicuramente al processo è emerso attraverso delle intercettazioni telefoniche disposte dal PM Cavallone e Ilaria Calò, che fu cercato la sera dell'omicidio, quindi ancor prima che venne scoperto il cadavere da i familiari di Simonetta, quindi da Paola e gli altri. Fu accertato che una persona dell'AIAG, qualificatosi come una persona dell'AIAG, una persona di sesso maschile, chiamò 2 volte il fattore dell'avvocato Caracciolo di Sarno, che abitava a Tarano, in un paese, cercando di lui. Quindi coincidenza, ma coincidenza estremamente strana. E questo avviene prima del ritrovamento del cadavere della Cesaroni. Molto molto strano, molto inquietante. Quanto c'è da dire, quanto c'è da ascoltare ancora. Paolo, tu puoi restare con noi fino alla fine, fino alle 8. Sì. Abbiamo un paio di telefonate, cambiamo per un attimo argomento e poi, prima di salutarci, Paolo, poi tornerai a trovarci, ricordiamo il libro, così lanciamo il libro, ci parlerai del tuo libro, sì, tra oltre poco. Oltre la Cassazione. Esatto, oltre la Cassazione. Pochissimi istanti, torniamo con voi. È rimasto con noi in questa ultima fase, ma adesso lasciamo via Pomai questa storia. Per un attimo, sì. Micidiale, e andiamo un pochino più sul leggero. Parliamo di sport. Paolo Cochi, avremo poi la telefonata, sì, un paio di minuti anche con Iari Riccardi. Paolo, dicevamo, sì, abbiamo più volte detto che se si rileggessero le carte forse si potrebbe trovare oggi nel 2018 qualcosa di profondamente diverso. Quindi l'assassino o gli assassini, perché potrebbe essere una coppia, potrebbe essere stata anche una coppia? Ma in teoria sì, però questo generalmente è un delitto di impeto, e quindi parliamo di un soggetto. Si può, diciamo, ragionevolmente ipotizzare che sia intervenuto, anzi sicuramente è intervenuto qualcun altro a sistemare un po' le cose. E può darsi che l'intenzione fosse quella di portar via proprio può darsi. E infatti, Paolo, ci scrivono la fretta di pulire, quindi il possibile, sì, aiuto da parte del portiere potrebbe essere un motivo proprio di far scomparire le tracce all'interno proprio della palazzina, ma soprattutto dell'ufficio, quindi torniamo sempre lì. Torniamo sempre lì, che poi si è parlato di accurata ripulitura, no? Ma vedendo le foto non è affatto un'accurata ripulitura, è una sommaria ripulitura in attesa di intorno al cadavere della povera Simonetta, quindi fatta sommariamente, molto plausibilmente con gli abiti
di lei, di Simonetta, perché gli abiti di Simonetta sono stati portati via dall'assassino. Quindi con gli stessi abiti che poi non furono trovati. Perché sono stati portati via? Perché comunque l'assassino ha lasciato il suo DNA, quindi il sangue, perché lo ritroviamo sulla porta. Paolo, ci fermiamo ancora un attimo. Abbiamo un altro collegamento, un bel collega, un appuntamento fisso, ineluttabile. Ieri Riccardi, direttore di Roma Est Magazine. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Iari, buonasera. Allora, leviamoci un dentino subito. Parliamo, no Vanni Caspa, del post Roma-Liverpool. Diciamo che c'era tanta... purtroppo attesa. Paolo Cochi, sei rimasto con noi perché tanto c'è da dire, quindi ti abbiamo voluto insieme ancora per questi ultimi minuti. Ci ritroveremo tra brevissimo, a presto qui con noi. Vogliamo chiudere con il tuo libro, parliamo un attimo, lanciamo il libro, il documentario, quindi Via Poma, Oltre la Cassazione. Sì, appunto sto facendo questo lavoro con Francesco Bruno e l'avvocato Loria. Il documentario uscirà invece in DVD e la versione integrale di quello che, con nuove interviste, nuovi documenti di quello uscito lo scorso anno a Roma. I tuoi prossimi appuntamenti di Cold Case, dove ti possiamo trovare? 25 a Firenze con il mostro di Firenze. Lanciamolo perché poi ne parleremo qui. La Zona Oscura, una serie di 8 puntate raccontate direttamente dai luoghi dei delitti del mostro di Firenze. Altro scenario inquietante. Assolutamente sì. Quindi ti aspettiamo ancora. Ci ritroviamo tra qualche settimana e parleremo appunto del mostro. E grazie veramente di tutto e complimenti anche soprattutto per la tua preparazione. Grazie a voi. Nell'ambito. Grazie Paolo Cochi. Caspar Alessandra. Gli ultimi minuti penso da dedicare anche a un po'.